Buonasera a tutti, vogliamo aspettare qualche... Sono arrivati puntualissimi, ma io appunto vi dico che devo rientrare con un aereo a Bruxelles, quindi per questo volevo rispettare perfettamente il timing. Prego? Possiamo iniziare allora? Sì, intanto ringrazio tutta la stampa presente, tutta l'attenzione che in queste ore ci è stata data. Io spero che sia stato possibile per tutti leggere, sfogliare o comunque meditare su questo rapporto che, lasciatemi dire, con molta soddisfazione, non solo personale, ma di gruppo, di squadra, di governo, di ministero, è il frutto di un grande lavoro di riflessione, di analisi dello stato esistente e di traduzione di una visione complessiva in un progetto educativo per il nostro Paese. L'analisi non parte da un atto di sfiducia nella scuola che abbiamo, perché la scuola che abbiamo ha tante punte di qualità che si deducono anche dai capitoli che portano numeri, portano cifre, portano anche contenuti di partenza da cui però c'è necessità di fare uno scatto. Io, guardate, in tutti gli anni, ormai molti, in cui ho dedicato attenzione, studio e anche azione al mondo dell'educazione, ho capito che si banalizza forse a dicendo, ma si va molto vicino al vero nel ricondurre la scuola a due componenti fondamentali, chi insegna e chi impara. La scuola è fatta dagli insegnanti, ovviamente da quel mondo che li aiuta nell'amministrazione a farla funzionare, e dagli studenti. E noi siamo partiti da questo, cioè dal cercare di capire come la scuola italiana deve adeguarsi nelle competenze che dà ai nostri studenti, migliorarsi, rendersi dinamicamente una scuola di qualità, quindi non con un intervento puntuale che vale per il 2014-2015, forse per questo governo, forse per un pezzettino di un altro governo tra anni che avrà la bontà di riconoscerne la qualità del lavoro, ma una scuola che sia in prospettiva uno strumento dinamico a servizio della crescita e dello sviluppo del Paese. E abbiamo però anche affrontato la scuola dal punto di vista degli insegnanti, senza demagogie, senza facili, come dire, indulgenze a richieste di una parte, di un'altra, ma vedendo il corpo insegnante come un blocco unitario che è l'anima della trasmissione e della generazione di un sapere che deve essere costantemente aggiornato anche nelle competenze degli insegnanti. E quindi, questo ve lo dico perché forse avete visto che c'è questa cartellina riassuntiva di 12 punti in cui, in forma molto sintetica, si racchiudono i principi della nostra visione, ma anche le misure concrete che abbiamo in mente di proporre al Paese. I primi sei, direi, che riguardano la parte di chi insegna, e i successivi riguardano la parte di chi impara. L'ultimo, la seconda parte, tranne l'ultimo, riguarda tutti, infatti è la scuola per tutti, è la scuola di tutti, è la volontà di coinvolgere l'intera società italiana in un pensiero così diffuso che parte da oggi. È partito con la bella presentazione nel video del Presidente del Consiglio, parte con le mie parole e con il dialogo con voi, che poi avete una funzione di, naturalmente, commento, ma anche di diffusione di una serie di posizioni. Ma parte soprattutto, questo vorrei dirlo, anticipando forse anche una curiosità tecnica, con una grande consultazione che a mia memoria non è mai stata fatta in Italia e non so se è stata fatta francamente in altri paesi, sul mondo della scuola, su come la vogliamo, e attenzione che non vuole essere una consultazione che ci porterà una pagella, progetto sì, progetto no, o questo va, questo non va, ma che vuol dire tutto il mondo della scuola e il mondo coinvolto nella scuola, quindi le famiglie per prime, che spesso sono non solo genitori di bambini o di ragazzi che tutte le mattine vanno nelle scuole italiane, ma sono anche talvolta insegnanti, il mondo di chi la fa dal di dentro, ma anche la società esterna, quindi anche gli imprenditori, quindi anche le forze sindacali, ovviamente. Quindi tutta una serie di mondi che ci auguriamo e noi provocheremo, nel senso migliore del termine, al dibattito. Questo dal 15 di settembre al 15 di novembre. Io metto in evidenza i due punti che mi stanno più a cuore, anzi tre, sugli insegnanti e sugli studenti, su quello che deve
cambiare, come ho detto prima, dinamicamente, tirando una riga, ma veramente definitiva, col passato, in questo primo capitolo, è quello che deve essere poi il pacchetto di conoscenze dinamicamente aggiornato che consegneremo ai nostri studenti negli anni a venire. Il primo punto, voi sapete che noi oggi abbiamo sostanzialmente un organico di diritto, come si chiama, cioè 600.000 circa insegnanti che hanno la loro cattedra e il primo di settembre sanno dove vanno, qual è la classe, qual è, diciamo, la sede. E così lo sanno le famiglie, così lo sanno gli studenti. Poi abbiamo un altro numero molto alto, dai 50.000 in su, che lo stesso anno non sanno dove andranno, non lo sanno le famiglie, non lo sanno gli studenti. E questo secondo blocco è attinto da una lista di cosiddetti precari che, per un meccanismo abnorme, io l'ho già definito e lo ripeto, patologico, del nostro paese, basta, perché solo in Italia non si è, diciamo, consentito ai giovani di entrare nella scuola col meccanismo naturale del concorso per molti anni, è arrivato a 150.000 persone. E guardate, queste 150.000 persone sono insegnanti che fanno il loro dovere molto spesso e molto bene, come lo fanno gli altri, però non hanno la certezza ogni anno di farlo. Allora noi mettiamo intanto una riga sotto questo fenomeno, riconduciamo la scuola italiana alla fisiologia, assumiamo dal primo di settembre un organico che non è più distinto tra di fatto e di diritto, ma un organico unico, che è un organico funzionale ad una scuola diversa, attenzione, perché allora tutti gli insegnanti che avremo avranno regole del gioco diverse, formazione continua e inserita obbligatoriamente nel percorso di lavoro, valutazione estesa a tutte le scuole e a tutti i livelli della scuola a partire dal prossimo anno. Infatti uno dei primi provvedimenti che ho in firma è quello della, già annunciato peraltro, è quello del regolamento per il rapporto di autovalutazione che tutte le scuole italiane, statali e non statali, faranno il prossimo anno. Questa, guardate, è la base di partenza, perché formare gli insegnanti, dare loro la possibilità continuativamente, strutturalmente e non occasionalmente di rinnovare le loro conoscenze, porre una cesura tra questi due mondi difficili da capire, io guardate ci ho messo un po' di tempo a capire qual era la differenza reale tra chi stava dentro e chi stava fuori, chi aveva un piede dentro e chi aveva un piede fuori nella scuola italiana, però mettere tutti in un meccanismo costante e continuo di valutazione e quindi di possibilità o meno di fare, diciamolo anche qui, carriera nella scuola. Carriera nella scuola significa vedere la propria posizione migliorata sulla base dei risultati ottenuti e quindi significa non avere scatti d'anzianità. Io vi ricorderete, l'ho detto dal primo giorno che ho avuto l'onore di rivestire questo ruolo di Ministro dell'Istruzione della Repubblica Italiana. È veramente singolare che in un mondo che deve fare del merito e della qualità la sua cifra fondamentale, chi lo governa, chi ne è la sostanza, sia soggetto a un destino, direi, scontato per tutti, uguale per tutti, cioè migliorare invecchiando. Parlo del lato economico, ma parlo anche del lato professionale, perché il miglioramento non è solo avere un po' di soldi più in busta paga, che comunque fa piacere a tutti, e qui c'è una previsione, come avete visto, molto molto precisa, perché noi abbiamo calcolato incrementi stipendiali di 60 euro netti al mese, che non sono una cosa da poco, per un triennio di qualità, e che riguarderanno, nella nostra ipotesi, i due terzi di ogni scuola. Quindi ogni scuola sarà, come dire, in competizione con se stessa per migliorarsi e per avere una possibilità, e che sostituiranno il vecchio meccanismo per cui più capelli bianchi, più centesimi o euro, se preferite, nella busta paga. Ecco, questo sistema, sintetizzo, che azzera il contachilometri col precariato, che introduce senza indugi e senza, diciamo, dilazioni nel tempo, un organico funzionale all'autonomia della scuola italiana, e ora arrivo alle competenze, che con questo organico funzionale, formato con continuità, strutturalmente sottoposto a una valutazione perché possa dimostrare le proprie qualità,
farà quelle cose che la legge già prevede, lo sapete tutti, chi si occupa di scuola, ma lo sanno anche i genitori, la legge già prevede che la scuola del quartiere Trastevere o quella della mia città, di Lucca, centro, possa fare un bel progetto sulla musica, per esempio, possa fare un bel progetto di intensificazione dello studio della storia dell'arte. Dice, ma perché non l'avete fatto? Ci voleva il governo Renzi, ci voleva il ministro Giannini? No, non è stato fatto perché non c'erano le risorse umane, cioè non c'erano gli insegnanti, non c'era la formazione prevista laddove necessaria per fare questo e non c'era soprattutto la possibilità di giocare in autonomia il proprio progetto educativo. E allora questo voi capite che è un blocco intero, io lo definisco così, è la visione di un governo su una componente fondamentale della società. Tra l'altro vedo qui il sottosegretario Donghi e gli altri colleghi per motivi diversi non potevano essere presenti, ma ringrazio i sottosegretari, ringrazio il Ministero, ringrazio la squadra di ragazzi che ha tradotto sotto la mia guida, sotto la guida del Presidente Renzi, principi di visione in una proposta e in un progetto educativo che rilancia il patto educativo col Paese. Ci aspettiamo contributi, ci aspettiamo commenti, ci aspettiamo anche, e concludo e aspetto le vostre domande, senz'altro, se ci saranno, pronta a soddisfare curiosità o approfondimenti. Ecco, noi abbiamo immaginato anche un percorso legislativo molto lineare, molto puntuale, che parte dopo la consultazione, ovviamente, perché se si fanno prima le leggi e poi si consulta è una cosa diversa, quindi perdonate, l'ho detto ieri, ma lo ripeto, il metodo diventa merito, e che si concluderanno con un decreto legislativo all'inizio del 2015. Tutto questo perché è calcolato anche per un altro punto molto importante che nel rapporto è chiaramente espresso e anche nei punti che avrete forse letto, ma lo ripeto anche qui, perché il concorso di assunzione per i giovani non è una cosa che va a finire nel sottoscala. In parallelo parte e nel 2016 consentirà a 40.000 giovani ragazzi che scelgono di fare l'insegnante e di entrare in una nuova scuola italiana di farlo. Sapete quanti ne sono stati assunti nell'ultimo concorso del 2012? 12.000. Risolto il problema della distinzione tra un organico di fatto e un organico di diritto, ecco che il concorso avrà una regolarità, coprirà un turnover e quindi avrà una rosa di candidati ovviamente inferiore e sarà un'opportunità di lavoro e di lavoro qualificato. Quindi ho finito. Prego. Buonasera, signor Ministro. Buonasera. Alessandro Placi di Radio BK GR. Senta, io ho un dubbio in merito a una cosa che ha detto e poi volevo farle anche un'altra domanda. Sì. Ha detto che ci sono 600.000 insegnanti di ruolo che sanno dove andare, poi ce ne sono tantissimi che sono precari, quindi che non sanno dove andare, e poi ci sarà un organico unico adesso. In che modo verrà uniformato questo organico? Cioè, tra quelli che non sanno dove andare sapranno dove andare, cioè come si fonde questa cosa? E la seconda, volevo sapere se ci sono stati dei dissidi con il Presidente Renzi nelle ultime ore, negli ultimi giorni. Guardi, la vignetta geniale, come spesso fa, di Giannelli stamattina sul Corriere della Sera, forse l'ha vista, descrive, mi pare a meraviglia, il rapporto tra me e il Presidente Renzi. Stiamo camminando insieme verso la buona scuola, quindi francamente ci siamo visti lunedì, abbiamo avuto un'altra lunga riunione, abbiamo concordato tutto quello che diciamo, come credo che avvenga in questo governo, con una squadra coesa e che sta anche appassionatamente facendo il proprio lavoro. La prima domanda è più difficile, però rispondo lo stesso. Dunque, 600.000 sono gli insegnanti che oggi hanno una stabilità di posto. L'immissione di altri nuovi docenti, ma che non sono nuovi nella scuola italiana, che sono nuovi nello status, chiaramente implica una rivisitazione del contratto, implica una rivisitazione dello status giuridico e infatti lo strumento legislativo servirà a questo. Ma non significa che chi entra, come dire, crea condizioni diverse in termini geografici o in termini di occupazione di posti a chi già c'è. Significa che
cambierà il percorso per tutti, ovviamente con una scalarità, se lei ha letto il rapporto trova anche, ora non sto a, insomma, andare nei dettagli, una diciamo transitorietà, un regime di transitorietà, per esempio, faccio l'esempio più evidente, anche forse più utile per capire lo schema, chi è a 3 anni dalla pensione, no? Quindi chi è alla fine della carriera, ha una diciamo condizione diversa rispetto a chi invece, facendo parte già dei 600.000 insegnanti, è frutto della stabilizzazione, della assunzione dell'ultimo concorso, di un concorso del 92. Quindi questo è sicuramente previsto e anche molto dettagliatamente studiato. Lo trova nel capitolo 2. Sì. Sì. Necessari per la stabilizzazione di questi 150.000 precari? Ma lei ha visto che non c'è solo un impegno politico e di contenuto molto determinato e molto preciso che il Presidente del Consiglio non a caso ha voluto di persona manifestare di fronte al Paese, ma c'è anche una quantificazione non fatta col pallottoliere, permettetemi di dire, ma nel micro dettaglio di quelle risorse che sono utili e necessarie in qualche caso per a realizzare un progetto come questo. La legge di stabilità sarà il primo strumento per trovare le risorse che servono per le assunzioni e per la messa a regime del primo tornata di assunzioni concorsuali e così come politicamente si decide dove investire o spendere, politicamente si decide dove risparmiare o tagliare, quindi lo abbiamo detto più volte e lo faremo, la spending review sarà frutto di un'azione collegiale del governo che individuerà, oltre ad altre fonti che collegialmente individueremo, dove trovare le risorse che servono per realizzare le priorità. La scuola è una priorità assoluta di questo governo. Sempre riallacciandomi sui rapporti con il Premier, la domanda del collega. Stamattina Renzi ha anticipato la riforma della scuola con un videomessaggio e la presentazione delle slide. Questo non è un po' un segno, insomma, di funzionamento dei rapporti in realtà tra lei e Renzi? E in caso di impatto di governo, come da che parte si continua a ripetere, lei si sente in bilico? Insomma. Allora, ho già risposto alla prima domanda, ma se vuole insistere io le rispondo nel dettaglio. Io ero a Bruxelles ieri e ci ritorno stasera per domani e questo è il motivo per cui abbiamo fatto anche diciamo il video, avevamo pensato anche di registrarlo eventualmente insieme, ma comunque risponde a una visione congiunta di fare una comunicazione che ha un percorso di 2 mesi e che quindi si snoderà su 2 mesi. Ma sa, a parte le parole del Presidente del Consiglio, che sono sicuramente più autorevoli di quelle di tutti noi ministri, sulla domanda, la seconda del rimpasto e quindi non ritorno, beh, sarebbe un po' singolare che interpretando la prima vera volta in cui nella storia della Repubblica Italiana si mette fine alla parola precariato diventassi la prima iscritta alle GAE dei ministri, però può succedere tutto, si sa mai. Non è questa la mia preoccupazione, ecco, le la metto così. Buonasera, Iana Gagliardi, Sky di G24. Buonasera. Una po' più di specificità su come pensate di valutare, perché questa è poi una delle chiavi della riforma, quello che ho capito, il merito, no? E quindi il merito degli insegnanti, poi come? C'è già un'idea di come valutarlo? C'è un'idea molto precisa che, se ha bontà e tempo di leggersi il punto, aspetti perché non mi ricordo il capitoletto, ma anche qui capitolo 2, capitolo 3 con particolare riferimento al primo paragrafo, declina le 3 forme di valutazione diretta che, ci tengo a precisarlo, per questo come per altri temi si ispirano a un benchmark internazionale, perché la nostra è una scuola che vuole essere una scuola aperta, ma anche una scuola che non si inventa dall'oggi al domani, non ce n'è bisogno, ma che applica, laddove ciò non sia avvenuto, criteri che internazionalmente con successo vengono applicati. Le riassumo
senza tecnicismi i punti fondamentali. Primo, valutazione della didattica, quindi crediti professionali, valutazione didattici, valutazione della formazione, quindi il percorso formativo, crediti formativi, valutazione delle attività che gli insegnanti avranno finalmente l'opportunità di fare per la scuola, nella scuola, ma non necessariamente dedicati alla cosiddetta lezione frontale, perché guardate che non me l'avete ancora chiesto, ve lo anticipo io perché è un punto importante, forse meno sensibile sul piano giornalistico, ma non secondario. Questo modello di scuola cambia il prodotto finale, cioè l'insegnamento e la forma di apprendimento degli studenti, perché se tu hai un organico certo, stabilito, lo puoi formare, ne sottoponi il processo di insegnamento ad un attivo processo di autovalutazione e di valutazione esterna, ecco che non fai solo la grammatica, tanto per dire, non fai solo, capisce, la lezione di algebra, ma fai anche un'attività che completa la didattica della scuola italiana, che finora non è stata fatta. Quindi i tre livelli sono questi, mi scusi, aggiungo, secondo un modello che è già in atto sperimentalmente, ma non a sistema nella scuola, anche la funzione degli ispettori che in azione congiunta col nucleo di valutazione potranno dire una scuola lavora bene, una lavora un po' meno bene, e allora tu capisci dove hai debolezza e fai delle azioni che possono portarti a migliorare. Ministeriale, quindi interno alla scuola, interno alla scuola. Quindi ogni scuola si valuta, si autovaluta, e si autovaluta. Però ci sarà qualche, era quello che mi premeva capire. Glielo stavo dicendo, cioè l'ispettore, la figura dell'ispettore che non è ministeriale, però comunque che avalla, diciamo, ho capito. Sì. Grazie. Ma non è che ce lo siamo inventato, c'è un modello Ofsted in Gran Bretagna, ci sono vari modelli, noi cercheremo di, anzi già cominciamo da quest'anno, di applicarlo alla realtà italiana. Tiziana Carosselli dell'Agenzia ANSA. Dall'anno prossimo partirà l'insegnamento di una materia in lingua inglese nell'ultimo anno delle superiori, e si vuole far partire questo tipo di insegnamento dalle elementari. Sì. Ma ci sono gli insegnanti in grado di farlo, e nel caso è previsto un piano di formazione ad hoc? Senta, tra le cose belle che siamo in grado di fare con questo progetto, e che faremo proprio anche a partire dai prossimi giorni, è un accurato censimento delle competenze degli insegnanti, quelli esistenti ma anche quelli in assunzione, e poi via via questo verrà aggiornato come banca dati dal Ministero. Mi spiego, ci sono degli insegnanti già oggi che sono per esempio professori di matematica o di fisica che sono un C1 di lingua inglese, C1 lo dico perché è il livello europeo di competenza linguistica dell'inglese per esempio, ma anche di un'altra lingua straniera, molto più frequentemente dell'inglese, che consente di avere una comunicazione fluida. Allora, se tu hai intanto un gruppo di insegnanti che sono già pronti con questo, ecco che puoi proporre loro di inserirsi nelle attività, si chiama CLIL, come lei sa, che ora sono solo sperimentali. Ovviamente laddove non ci sia un numero sufficiente, c'è un'attività di formazione di cui parlavo che riguarderà anche questo. Fine? Ok. Grazie a voi. In piedi, certo.